Ciao, io sono Fabio e mi attrae tutto ciò che ha un motore, in particolare le moto. Quest'oggi vi voglio parlare di accessori moto, in particolare di accessori moto economici che secondo me conviene sempre avere sul proprio mezzo. Ve ne mostrerò ben 5. Spoiler, alla fine ce ne sono altri due extra, possiamo definirli. Ovviamente gli accessori che vedrete sono disponibili per praticamente tutte le tipologie di moto e per facilitarvi il lavoro troverete in descrizione i link a quelli che ho preso io. Ma adesso iniziamo. Primo accessorio. Il primissimo accessorio che vi mostro è secondo me importantissimo. Infatti io l'ho sempre, ma dico sempre, montato sulle mie moto. Sto parlando della griglia pararadiatore. Non ha un costo eccessivo e, come dice il nome, serve proprio a proteggere il radiatore. Meglio prevenire che curare, no? Il montaggio cambia da moto a moto, ma solitamente è abbastanza semplice e alla portata di tutti. Nel mio caso, per montarla mi è bastato smontare i fianchetti della moto e andarla a fissare con le quattro viti di cui era predisposta. Diciamo che in un quarto d'ora si fa tutto. Quindi questo secondo me è un accessorio veramente essenziale da avere sulla propria moto, perché con una minima spesa andate a proteggere il radiatore da sassi, rami o altri oggetti che possono arrivare ad alta velocità e rovinarlo. E ricordatevi che cambiare il radiatore è molto ma molto costoso, quindi io preferisco di gran lunga la griglia. Lo so che ve lo state chiedendo, ma dopo aver montato la griglia ho notato un aumento delle temperature del motore? Assolutamente no, questo perché l'aria in movimento, quando la moto è in movimento, ha tutta la libertà di entrare nel radiatore e quindi andare a raffreddare per bene la moto. Infine, secondo me, questa dona anche un gran bel look alla moto, confermate? Ma ora passiamo al secondo accessorio. Il secondo accessorio di quest'oggi è proprio lui. Avete capito a cosa serve? È una maggiorazione per il cavalletto. Sostanzialmente serve ad aumentare l'aria con cui poggia il cavalletto a terra. Lo so che ve lo state chiedendo, a che cosa serve su una moto stradale questo accessorio? Effettivamente lui viene montato più di frequente su moto adventure, che quindi vanno spesso e volentieri fuori strada. Ma forse non sapete che oltre al brecciolino e al terreno può sprofondare anche l'asfalto. Ebbene sì, quando fa molto ma molto caldo anche l'asfalto può far sprofondare il cavalletto, facendo così cadere la moto. E quindi per rimediare a ciò ho deciso di prendere lui. Il montaggio è veramente semplicissimo. Basta svitare le tre viti, andare a mettere in posizione la maggiorazione e infine ribloccare il tutto con le viti. Io per sicurezza ci ho messo anche un po' di frenafiletti. Quindi secondo me meglio montare per pochi euro questo accessorio che non vedere la moto a terra perché è sprofondato il cavalletto. Poco ma sicuro sarebbe una spiacevolissima sorpresa. E poi così potete parcheggiare in tutta tranquillità anche su terreno e brecciolino. Ma ora passiamo al prossimo accessorio. Terzo accessorio. Lo so, può sembrare banale, ma il terzo accessorio è un portachiavi. In particolare un portachiavi totalmente in gomma. Questo perché vedo tantissime persone mettere alla chiave della propria moto il primo portachiavi che capita, spesso e volentieri anche in metallo, per poi ritrovarsi con la piastra di sterzo o altri pezzi della moto completamente, ma dico completamente, graffiati. Perché non sembra, ma in chilometri e chilometri, oggi, domani, dopodomani, si va a raschiare praticamente tutto quello che è vicino alla chiave. Ed è proprio per questo che ho deciso di provare lui, che oltre a essere totalmente, ma dico totalmente, in gomma, dà anche la possibilità di bloccare la chiave al suo interno. Così potete mettere tranquillamente le chiavi in tasca senza la paura di raschiare magari lo schermo del telefono. Questo e tutti gli accessori di prima li trovate in descrizione. Ma ora, quarto accessorio. Vi devo essere sincero, questo accessorio è la prima volta in assoluto che lo vedo. È una protezione del freno posteriore, o meglio, la protezione della vaschetta del freno posteriore. Per montarla è stato semplicissimo, ho soltanto rimosso la vite che teneva la vaschetta, sono andato ad inserire la protezione e infine ho ristretto il tutto con la vite. Tutto molto facile. Ho preso questo accessorio perché in particolare su questa moto, ma in realtà anche su tante altre, la vaschetta del freno posteriore è veramente vicina alla pedana del passeggero e non vorrei mai che il passeggero, magari senza farlo apposta, dà una bella botta alla vaschetta del freno posteriore e la rovina. Ovviamente protegge anche da sassi, ma vedo un po' difficile che arrivino fino lì. Però tutto sommato adesso posso guidare più sereno e il passeggero può muoversi senza nessun problema. E poi secondo me è anche bello a livello estetico, che ne dite? Quinto accessorio. Siamo ora arrivati al quinto ma non ultimo accessorio di quest'oggi, siccome dopo ne stanno altri due extra. Questo è il polsino che va sulla pompa freno. Abbiamo protetto il freno posteriore, possiamo non proteggere quello anteriore? Oltre ad essere un bellissimo gadget estetico, in realtà ha una vera e propria funzione. Se lo mettono anche in MotoGP
ci sarà un motivo, no? Sostanzialmente serve a proteggere da eventuali fuoriuscite del liquido freni, perché quest'ultimo è veramente, ma veramente molto corrosivo e bastano pochissime gocce magari per rovinare la visiera del casco oppure la vernice della moto. Mentre l'altra cosa che molti dicono è completamente una leggenda, ovvero che vada a proteggere il liquido dei freni dai raggi solari. Questo è completamente falso, perché questo liquido non è fotosensibile, quindi esposto o non esposto direttamente alla luce solare cambia poco. Io però questo accessorio, anche solo per un fattore estetico, lo metterei, e infatti l'ho messo. Soprattutto sulle moto che hanno una bella pompa radiale e una vaschetta come la mia, ci sta veramente bene. E ora passiamo agli ultimi due accessori extra che vi ho riservato per la fine. Accessori extra. Partiamo col primo accessorio extra, che è totalmente di funzione estetica. Sto parlando dei tappini per le valvole delle due gomme. Infatti quelli originali secondo me sono veramente troppo tristi, in plastica completamente nera, e perciò ho preso questi in alluminio, in particolare nella colorazione blu, che secondo me stanno molto bene col resto dei colori della mia moto. Vi serva che vi dicano come si montano? Basta semplicemente svitare gli originali e montare questi, ovviamente sia per la ruota anteriore che per la posteriore. Hanno sostanzialmente la stessa funzione di quelle originali, ovvero non fare entrare polvere nella valvola, ma la svolgono con un design molto, ma molto più accattivante. La pensate come me? Secondo accessorio extra di quest'oggi è l'attacco a manubrio per GoPro, o più in generale action camera. Quest'ultimo lo uso veramente, ma veramente tanto, e ne ho anche più di uno. E a dirla tutta, qualcuno l'ho anche rotto, l'ho usato troppo. Sostanzialmente tutte le riprese che vedete sul canale in cui mi riprendo mentre guido sono fatte grazie a lui. Può essere anche direzionato a 360 gradi per decidere se riprendere se stessi oppure la strada. Se avete già una GoPro o un'action camera, io ci farei un pensierino, così potete fare delle riprese completamente diverse dal solito. Il link a questo e tutti gli accessori precedenti lo trovate in descrizione. E ora facciamo un bel recap di tutti gli accessori che abbiamo montato quest'oggi. Io spero di avervi veramente aiutato con questo video, e vi ricordo che in descrizione trovate il link con tutti gli accessori che vi ho mostrato quest'oggi. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like, così fate crescere per bene il canale e mi spronate a portare nuovi contenuti. Inoltre vi ricordo di passare dal canale Telegram Offerte Motori, dove ogni giorno vengono pubblicati i migliori sconti per noi motociclisti. Fateci un salto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!